Signore e signori, bentornati sul mio canale, qui il vostro Tono Kirk che vi parla. Oggi siamo tornati con FIFA 23, pronti a proseguire la nostra carriera con i nostri sottoni. Passiamo subito però alla partita, perché siamo alla partita di campionato. Dovrebbe essere la seconda partita di campionato, non lo so, com'è la classifica? Sì, terza partita di campionato, vittoria su 2 su 2, cazzo sto parlando, va bene. Vittoria in entrambe le gare d'esordio. E adesso andiamo ad affrontare l'Ipswich Town con le magliette che già di per sé sono troppo simili, quindi andiamo a mettere noi la gialla e loro tengono la blu. Ma al di là di ciò andiamo a cambiare i nostri giocatori. Più che altro abbiamo Bryan e Marshall che sono un po' stanchini. Allora mettiamo Perisic in realtà da un lato. E ma siamo sicuri che noi avevamo questa di formazione? No, infatti era questa, era... cazzo, dicevo, Allora, quindi, Marshall, Mukoko, Hazard e Bryan fuori, era ok. Allora, facciamo che... Allora, per Dani Pareco mettiamone, avevamo anche, a parte Grob, Molina. Poi mettiamo al posto di Lucas Moura, mettiamo Romero. Mettiamo sia Romero che Perisic. E Moura però tienilo in panchina per Italic, salsa mai. Poi Rakitic facciamolo riposare. E ok, al posto di Lejeune mettiamo il Boa. E al posto di Oliveira, che lo vedo un po' stanchino, mettiamo Quadrado. Anche perché è l'unico che abbiamo. A Milona appunto lo stiamo vendendo, anche se spiazze. No, guarda, lasciamo Oliveira. Va bene così. Marshall, forza. Che abbiamo? Ahmed? Marshall, fallo giocare, fare la staffetta con Bryan. Let's go, pronti. Dopo un mercato favoloso, però di vecchie glorie sostanzialmente. Insomma, non... sono giocatori giovani. Però, dagli svincolati, sti cazzi, pagati zero. Schermi, è tutto pronto, si attende solo il segnale dell'arbitro. Pronti? Benvenuto. Benvenuto. Dani, pronto a commentare il match. E comunque, le sensazioni che avevo negli scorsi episodi del grilletto dell'R2 un po' farlocco, mi si è effettivamente, diciamo, non rotto completamente, ma è saltata una molla del grilletto ed è proprio uscita. E quindi niente, non abbiamo più il grilletto adattivo sull'R2, ma ci interessa? No, assolutamente. Anzi, magari una funzionalità che si può togliere, sarebbe anche bello toglierla. Però questo per dirvi che occhio a usare i grilletti adattivi, perché c'è il rischio che comunque si sfanculino anche abbastanza facilmente. Tira bene, sì. A vuoto Perisic, male. Allargala là. Sì, Oliveira, rimettine un'altra bene per Marshall, che stacca imperioso. Non è vero, non ha staccato imperioso, ma ok. Attenzione, super pressing da parte dei nostri sottoni. Le più brillanti di questo match, vedremo come se la caverà. È in grado di seminare lo scompiglio nella difesa avversaria. Ma perché di Marshall con la palla? Sì, sì, è vero. Orca troia. No, non fare... Nostra, calcio all'angolo. Bravo Perisic. Bravo Ivan. Sì, Jovanovic. Tira lì bene per Perisic, che stacca e vola al portiere. Maledetto. Di testa. Ha letteralmente salvato la propria porta. Questa palla era destinata in fondo alla rete. Si boa. Molina. E che cazzo tira di prima. Larga bene per Marshall. Occhio, cerca l'area di rigore. Mettila bene sul portiere. Vaffanculo. Sicurezza qui, l'intervento del portiere. Però stiamo pressando mica male, Qua si fa sentire la nostra presenza. Fagli sentire la presenza. Sì, che ha fatto un rinvio del Cazius. Vorrei allargare. Oh, buono. Guadagna mezzi. Madonna, diamo momenti. Attenzione, perde un pallone pericoloso. Ce la possiamo fare, Mukoko.
Gran palla in mezzo. Pregioco? Ed eccolo il gol del vantaggio. E invece no, signore, tutto buono. Mukoko con un triangolo straordinario con Marshall. Bravo, mettiti a giocare. Eccolo, il replay del gol. E dovrei disattivare, credo, le c'era vibrazione che sono inutili fondamentalmente. Il grilletto. Cazzo me ne frega dei grilletti. Soprattutto su questo gioco maledetto, buggato, bastardo. Però vabbè, ormai il joystick è andato. Quindi... è andato. È andato il grilletto che... Spiazzi, però... Romero. Questo è... Sì, che gliel'hai presa. Bravo Molina. Cercalo là. Alla... Porca troia, me l'ha presa. Stiamo allargando su Ivan Perisic. Continua ad avanzare. Scambiano bene il pallone. No, ok, dai, fai gol. Fai gol che devi fare. No, attenzione! Hanno una chance importante sul calcio. Cazzo, non interviene sul pallone, non lo prende il pallone. Lì che fanno pressing, tre ore di pressing per poi... Ui, ciò, stai calmo, eh. Perisic. Merda. È buono! Mica è buono! No, non è buono. Ha partito Romero con la sua fascettina bianca. Molto stiloso. In questi casi bisognerebbe temporeggiare. Giovanovic, bravo Giovanovic. Oltre l'ultimo difensore. Ma dagliela. Non così Devo bene. Questa nel possesso, recuperando il pallone. Non ci apriamo, Per favore. Intervento. Che l'abbiamo presa. Che l'abbiamo presa, adesso partiamo noi. C'è campo per la ripartenza. Gli abbiamo tirato una sabongia addosso al buon Mukoko. Facci tu l'impre. Porca troia, la che gli avevi presa. Tocco interessante. È chiuso? Vediamo se inventa qualcosa. Bravo, in calcio d'angolo. Hanno una buona occasione su calcio d'angolo per pareggiare. Occhio però adesso. Si fanno sentire, avvertono il profumo di gol nell'aria. Ma che profumo di gol, guarda, profumo di gol. Fuori gioco? Cazzo, fuori gioco. Abbiamo provato. Giocata di prima. Fuori, fuori, Valunga. Però solo che la tenesse. Allora, ripartiamo con calma da dietro. L'arbitro dà la norma del vantaggio. Dagliela dentro a Marshall, che è partito. Marshall in area di rigore. Marshall è troppo forte. Troppo forte. C'era uno di quei giocatori lì. Lo stavano aspettando. Erano dietro. Spawnano così all'improvviso. Tra l'altro, c'è anche la possibilità di. E io questa cosa, vabbè, forse l'ho anche già detta. L'ho scoperta troppo tardi. Di skippare il resto della partita. Sia quando magari si vince di tanto, si perde di tanto, capitano entrambe le cose. Di fare la simulazione che possiamo anche controllare e poi rientrare in gioco, oppure far simulare interamente la partita, il resto della partita. Vediamo magari nel secondo tempo come si evolve la situazione. Anche perché dovremmo avere a logica una squadra abbastanza a posto per poterci permettere di fare le simulazioni. Cioè, per assurdo quel gioco qua, se hai una squadra con gli ovvero l'alto, però se meriti di vincere e riesci a passare in vantaggio, poi skippi. Ma è normale 4 minuti di recupero quando ne hai dati solo uno? Che cazzo, siamo arrivati a 5. Porca troia. Sono lì che fanno i palleggi. Le mie palle fanno. Vabbè. Perciò vediamo nel secondo tempo come si evolve la partita. Tutto se sentiamo sicuri, frazione. Possiamo magari provare a skippare il resto appunto del secondo tempo. Sperando che non facciano dei danni in nostra assenza. O come Allegri che se ne va via prima della fine della partita di solito. Però lui un minuto massimo prima, non 20. Harper, occhio alla ripartenza. Qua siamo usciti molto male. Siumes. Bravo, fai fallo. L'arbitro lascia correre. Questo è il pallone giusto.
lascia partire il tiro. Bravo. Sta paratone, tagliala. Simu Cocco. Attacca lungo l'out, ci sono metri. Simu Cocco. No. Lascia sul posto il proprio avversario. E Marshall la mette con un po' di difficoltà, ma siamo riusciti a... E vai col... Sì! Siamo riusciti a metterla. Allora, 3-0 potrei... Allora, proviamo una cosa che... si può fare, ma... Attenzione a farla, ve lo dico. Attenzione a farla. Grob, mettiamola a fare il 3 qua. Mettiamo anche Olivera. Mettiamo dentro Quadrado. Basta, abbiamo fatto i cambi, no? Forse ci manca... Mettiamo Moura per Romero. Ok. Proviamo. Vai a simulazione, vai al risultato, significa vai alla fine. Proviamo, siamo avanti 3-0. Madonna, abbiamo rischiato. A 68-76. Ecco, è rischioso anche questo. Però abbiamo vinto, sti cazzi. Ecco, questo fa risparmiare tempo. Si rischia, anche sul 3-0 abbiamo visto che si rischia. Si potrebbe fare simulazione, vedere simulata la partita nel caso di intervenire se la situazione si mette male. Ci può stare, nel senso che se una partita non ha storia, onestamente, ci sta anche a risparmiare del tempo, così si fanno anche più partite. Nel senso, bene tu. Facciamo un mix tra simulazione e partita. Pensate a Watford a 4 punti, sempre in campionato. Let's go. Seconda partita di oggi. Il problema è che continua a mettermi quella cazzo di rosa lì di merda, ma non è la prima volta che io faccio così. Seleziona come attiva. Porca la puttana. E anche la predefinita, che cazzo. No, che salva e esci, nulla. Sbagliato. Oh, e che cazzo. Dammi qua. Adesso facciamo giocare il buon Brian al posto di Marshall e ci sta. Poi Moura, ok. Quadrado lo facciamo partire dall'inizio così come il Bo al posto di Hummels. E basta. Mukoko anche un po' stanchino, però va bene. Va bene così. Sì, in effetti avremo bisogno di un altro attaccante che non... Cioè, Ahmed, ok, per carità. Però 70, un po' bassino. Pontel qua a 70 anche lui. Però tra l'altro questo non so se ha già raggiunto il massimo che può raggiungere. Cazzo. Comunque se è lì in fondo è perché dobbiamo liberarcene sostanzialmente. Quindi pronti? Si va ad affrontare anche il Watford. Pronti? Appuntamento col grande calcio qui su EA Sports. Oggi programma EA Sports in the game. Amici di EA Sports, un saluto, buon divertimento da parte mia, di Piero Gipardo e ovviamente di Leda. Uno mi vuole dare una mano? Il programma di oggi prevede una bella sfida di championship. Immagini che testimoniano il clima di festa che si respira sulle tribune. Speriamo possa continuare su questi binari fino alla fine. Ci sono partite. Bravo. Ma quella di oggi, secondo ma me. Ma vedi che è un gioco di merda. Era un passaggio semplicissimo. L'ha dato all'unico giocatore con la maglietta blu che c'era. Pazzesco. Poi magari prendo anche gol. Grande parata su questa conclusione. Ma che stai scherzando? Pazzito questo. Ma è angolo, ma non è vero. È che tu ancora? No, proprio meno. Che cazzo, gli abbiamo ridato a lui. Riconquistano palla, occhio. Tagliela Thorgan. Corri Thorgan. Cazzo, perché corra questo? Merda. È che la prendi, Mukoko. Guadagna metri. Occhio al pallone filtrato. Gol. 1-0. Quattro passaggi di prima che non hanno assolutamente senso, però prendiamo. Ha bruciato sul tempo il proprio marcatore. Sì, è giusto. Del fuorigioco, come ci raccontano bene queste immagini. Ha difeso bene la palla. E questi fischiano già. Prendiamo gol dopo 10 minuti, questi fischiano. Io davvero, i tifosi, mi sa che possiamo giocare a porte chiuse. Ottimo qui Tiki Taka. Parecco, vai a fanculo. Bravi qua, sì Brian. Vai a prendere sta palla che la ribaltiamo sta partita di merda. Vamos.
siamo di nuovo in parità. Grazie. Vai di nuovo in parità. Legalité. Paternité. Ah, bello questo passaggio. Questo pallone sarà rimessa con le mani. E si gode. Là. Là. Lucas Moura. Entrato Brian, doppietta subito, così pim pum pam, la ribaltiamo e andiamo. Vedi, dentro uno, fuori l'altro. Marshall, Brian, è uguale, il risultato non cambia, si vince. Dai che gliel'avete presa, che cazzo, siete in due. Sono andati a un passo dal pareggio. Mi avesse fatto un gol del genere, bel tentativo, Pier, non era così, probabilmente me ne sarei andato. La porta da quella distanza. La Juan. Lucas Moura. Sì, vabbè, non è che me lo devi ammazzare, però. Domingo Schina. Sì? Azione che prosegue, gol. Si appassa con la tre quarti avversaria. Occasione. Respinto qui il cross. Invece, e invece. Lucas Moura. Tagliela bene. Con questa palla e punta la porta. Palla in zona pericolosa. Lucas Moura. Contropiede impeccabile. Impeccabile. E si va sul più due. Lucas Moura. Esulta con Juan Cuadrado. Arriva anche Hummels. Conclusione da distanza. È Hummels il capitano. Il cap. Ovviamente non può fare nulla. Era più facile mettere. Mamma mia, ma che contropiede magistrale. Ricordo che la difficoltà è ancora impostata su leggenda, quindi insomma stiamo dando da fare, eh. I nostri giocatori performano. Palla di merda. A parte i passaggi, fanno letteralmente cagare nei passaggi. Domingo Schina. Juan, roba tua. Kayembe. Prova a farsi largo. E che cazzo, Murak il Maz. Loro, c'è, siamo sicuri? Si riparte con la Adush, messa Adush laterale. No, 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 sali. Ah, guarda questo com'è passato. Ti prego, dimmi che non devo prendere gol perché mi incazzo. Di nuovo sulla traiettoria giusta. Ok. Là. Le statistiche in questo caso non mentono. Il dato sui tiri fotografa nitidamente le loro difficoltà nel concretizzare le tante palle gol create. La differenza è bella questa triangolazione. Mettigliela alla Brian e si va sul più tre. Mamma mia, che contropiede, che squadra, che qualitatezza. Sta andando troppo bene oggi, ve lo dico, troppo bene. Partita che sembra già decisa e siamo sembra già decisa. Protegge il pallone per far salire la squadra. Stecca qualcuno, dai, Jovanovic. Kayembe. Kayembe. È che l'avevi presa, che bravo. Entra sulla palla e la bravo fa sua in area di rigore. Possono ripartire in contropiede. Tagliala dentro Moura. Allora che entra in area di rigore Moura. Moura, mettila ancora la gol delle merde con Brian. Però che, cioè, facciamo di quelle ripartenze che sono devastanti, Potremmo azzardare con un punteggio del genere addirittura la simulazione da fine primo tempo, Attenzione perché è interessante questa situazione. 5-1 fino a questo momento. Si libera spazio. Non ce lo fischia bene. Così la riprendiamo. Buon pallone filtrante. Pallone interessante. Mokoko! E sta diventando davvero. Mamma mia. Giuro, a livello di difficoltà, leggenda. A meno che l'abbia cambiato durante un aggiornamento. Ma punteggio che cambia, credo. Dunque. E siamo da controllare dopo per sicurezza. Ma c'è un minuto ancora. È troppo forte. Non c'è niente da fare. Guarda Mokoko. No, niente. Oh, primo tempo che va doppio d'archivio. Simulatina qua. Cioè, vinciamo molto easy. Quindi facciamo i cambi prima di tutto. Dovrebbe darci la logica. Mettiamo Tadic a fare la punta così a caso. Paredes, ok. Rakitic.
facciamo riposare chi le jeune, mettiamo Hummels e sì dai, metti comunque per Moura, dai, facciamo così. Ok, oh, io vado non alla simulazione ma al risultato. 6-1, 6-2, un gol lo prendiamo comunque, ma sti cazzi. Ah, ma vedi, i cambi non me li fa subito, me li fa dopo lui, vaffanculo, devo ricominciare e non ci avevo fatto caso prima. Vedete che mi ha fatto solo due cambi al 65-75. Devo essere io a dirglielo. O me li ha fatti perché non li avevamo finiti. Può essere, no. Programma di crescita di Ryan. Ho già finito di salire? Basta? E niente, non sale più, mi sa. 74, che schifo. Aspettavo qualcosa di più io. Vabbè. Non sappiamo qual è il suo limite. Trasferimento per Sudgren. Lo vendo, lo porto lì proprio. Valore 3,75, ci offrono 3,80 al Cittadella. Ma sai che non ho neanche voglia di star qui a diventare matto. Tienitelo, 33 anni, 63. Perdere. Chietelo. Tra l'altro siamo in agosto, c'è ancora il mercato aperto. Allora, giochiamo contro il Fulham. Andiamo avanti o raffichiamo di partite? Occhio però, perché qua c'è un po' di gente stanchina. Mukoko, diamogli il cambio. Moura, mettiamo Tadic a sto giro. Poi Lejeune, fallo giocare. Va bene. Mukoko mandiamolo proprio in tribuna, mettiamo dentro Med. Anche Moura, dai, gli diamo proprio un riposo. Quadrado, mettiamo Collin nel caso dovesse servire un terzino, così sono tutti belli riposati i nostri panchinari. Metti pure Mull. Va bene. Ok, signori, pim pum pam, abbiamo fatto già, questa è già la terza partita, se vanno tutte così o si skippa easy, senso, è inutile star qui a... addirittura 4 nel match precedente. Bel tempo qui allora. Diventa armati per finire partite che non hanno storie, non hanno storia. Con me come sempre Daniele Dani. Sta, magari la skippiamo perché perdiamo, sono gare speciali in grado di regalare sempre emozioni uniche, come la tradizione. Il calcio è la nostra passione. Il calcio è della ma steccato! Di tutte le milioni di persone sparse nel mondo, permettimi di rivolgere loro un saluto e un ideale abbraccio. Opportunità! Ma mi ha tirato una stecca clamorosa, Aia! Sì, ma no, sì, vabbè, voglio vedere quanto ha questo difensore di velocità. Voglio vedere quanto ha di velocità. Fiarri Correia. Sì, l'hai presa. Che viene recuperato. Perché non corri, Tadic? Perché non corri? Sale Tadic. Che cazzo. Certamente una delle stelle più brillanti di questo match. Vedremo Brian, se la caverà. Oggi dovranno fare particolare attenzione i difensori. Perché può mettere in serie difficoltà con le sue. Questi attaccano in tanti, non difendono in molti. Quindi, non ci sono tanti. Quindi, occhio di ripartenza. Dire, dobbiamo fare una ripartenza fatta bene. Perché noi abbiamo quei quattro lì davanti con questa formazione qua che gli diciamo di non tornare. Cioè, rischiamo a livello difensivo, ma insomma, ci eccola. Lascia partire il tiro. Sì, però sul primo palo così, Spinoza. Che cazzo, non hai neanche cercato di. Mi sembra di tattare Usano. Con questo gol 1-0. Mi chiedono la linea, ci sono novità nel match del Bournemouth. Ma non me ne frega un cazzo. Prima rete della partita per il Bournemouth. Si sblocca dunque il match 1-0 dopo soli 14. Ha segnato Zaniolo? Zaniolo, che cazzo sta dicendo? Zaniolo ha segnato? No? Bournemouth? No. Ah no, non è andato. Coglione. Sì, giusto per... Però male ragazzi, porca... No, occhio, da lì può far... Ma come cazzo ha fatto a fare quel passaggio lì? No, scusatemi. Il momento psicologico. Ma che momento psicologico? Del gol qui. Il pallone messo in mezzo era davvero invitante. Non poteva dai, sbagliare da lì, ma... la porta davanti a sé. Vabbè. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. La tosse.
No, ma la ribaltiamo. Ci credo. Non ci credo più. Smesso di crederci. Questi attaccano in tanti. Guardate come vanno su. Non è quello che mi preoccupa. È il fatto che i nostri fanno cacare in attacco a sto giro. Sì, vabbè, aspettiamo sempre il momento sbagliato per fare il passo. Guardate. No, questa partita qua è buggata. È quella partita. Non è solo. È quella partita. Sì, assolutamente quella partita. Attenzione, grande possibilità. Sì, 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 sì. La conclusione allontana. Sento stanchi. Stanchi di vincere. Girata, intercettata facilmente dal portiere. Dai, che l'hai presa, bravo. Torgan Hazard. Cercano Dani Pareco. Dani Pareco, però che cazzo, come poteva andargliela lì? Attenzione Marshall. Ci prova, ma viene Muraki il mazzo. L'hai presa Giova Notti. Vabbè, però poi ci metti 3 ore a fare un passaggio, ma ripiglia. Ma che cosa? Ma fallo dove? Dai, vantaggio. Vai a fare in culo, va. Presa. Può servire un compagno. Ma no, che servire un compagno? Vai da solo. Ma porca troia, da sempre quello sbagliato. Vabbè, adesso devi anche tornare. Invece no. Andiamo in mezzo. Ma non a lui, ma che cazzo? Porca troia. Cerca il lancio lungo a scavalcare la difesa. Arriva anche il gol del più 3 e adesso. Questa è quella partita. È quella partita. C'è niente da un fare. Un dominio fin qui assoluto in questo match. Oh, ma che cazzo fai? Queste scivolate. Sì, vabbè, dai, io. C'è neanche a schiacciare i tasti per difenderla la palla, la difendono. Fallo, sempre fallo per loro, per noi mai, Ha spazio davanti a sé. Altro gol, Schippo, schippo questa. Va bene, schippiamo questa. È una di quelle partite lì, basta. Schippo anche questa, 5-1, va bene, va benissimo. Passi da un estremo all'altro in quel gioco qua, è impossibile una roba del genere, è impossibile. Non è che io cambio stile di gioco, porca troia. Che cazzo poi... Stai buono, Boateng, stai buono. Non rompere le palle. Sei un bastardo però, Sudgren. Che pezzo di merda. Bruges per Boateng, ma non è in vendita Boateng. Noi lo avevamo preso l'anno scorso in realtà, credo a gennaio. 6 milioni e mezzo. Ma più che altro non adesso. Lo venderei anche, ma non adesso. Ci serve sostituto di quelli utili. Quindi non si vende per ora. Non si vende Boateng. Facciamo sti cazzo di allenamenti. Ma non è che gli allenamenti, scusatemi, programma settimanale. Se facessimo una roba un po'... Perché è andato da solo di là. Vabbè. Allora, prima della partita giorno di riposo, dopo la partita giorno di recupero. Diminuisce la lucidità, sale la forma, sale il morale. Allenamenti intervallati, solo riposo. Con allenamento intervallato la forma cala ma aumenta la lucidità, ma lucidità insomma giocando. Abbiamo il riposo intervallato, si allenano. Proviamo giusto per Ci sono anche meno magari gli allenamenti e ci interrompiamo di meno. Ho sbagliato. Però andiamo a vedere comunque la classifica. Dopo questa prima sconfitta siamo comunque davanti. E va bene. È una posta in arrivo.
Christian Ferreira più un conguaglio per Almiron. Oh, Almiron, siamo interessati. Il valore è 19,5. Ma possiamo farci 26 milioni. Chi è che ci offrono questi? A 75, a un CC e a 24. No. Trattiamo, proviamo a vedere se ci tolgono la contropartita. Ci danno i soldi. Intanto vediamo un altro scambio. Dammi un attaccante. 79, 30 anni però. Però un 79 potrebbe anche tornarci utile. Ezechiele Avia. Se no hai qualcun altro di interessante. Robertone, grande Robertone. Valore 20 milioni. Ma io provo a fare una roba del genere. Proponeva. Aperta il cartellino, guardate, l'abbasso a 10. 12 e mezzo. Diranno di no sicuramente. Ah, ok. Forse avrebbero accettato lo scambio, ma il conguaglio richiesto è troppo alto. Ma niente, vabbè, ci abbiamo provato. Ci abbiamo provato. Andiamo avanti. In casa con West Bromwich Albion. Ah no, l'Huddersfield. Che cazzo è l'Huddersfield? Ma che conferenza, dai, eh. Non ho visto cosa c'era nella posta. Fammi vedere che magari qualcuno vuole giocare. Non più coglioni. No, giocatore impegnato con i nazionali. Marshall, Alaidos e Jovanovic. Ma l'Aidos ce l'abbiamo ancora. Vabbè. Comunque, andiamo a vedere. Allora, diamo un cambio a Pareco, mettiamo Rakitic. E il resto va bene, direi, no? Sì. Il resto va bene così. Pronti? Vediamo se anche questa partita si skippa oppure se sarà magari combattuta fino alla fine. Non lo so. Può dare un grande contributo oggi. Vedremo chi? Se riuscirà a ripetere anche dove? Oggi prima che si presta perfettamente a un bel match di calcio. Hai visto? Cielo sereno, diretta da Sottoni Park. Un saluto. Ma lo devi dire, pardon, questo. Parte mia, di Perugia Park, mia? Come sempre, di Lelia Dani. Appuntamento davvero da non perdere per gli amanti della Championship inglese. Ci sono tutti i presupposti. Tutti amanti della Championship inglese. È sempre un piacere lavorare al tuo fianco, Piero. Io la guardo la Championship inglese. Respiro un'aria elettrizzante sugli spalti, la voglia di vedere come andrà a finire tanta. Attenzione alla deviazione, bravo Spinozza in calcio d'angolo. Sarà corner a corner. Bravo. Distinto il difensore. Distinco? Va al tiro. E Spinoza ancora in calcio d'angolo. No, no, non fate ste cose, vi prego. Sceglie subito il compagno. Bravo. Esce tutto e recupera un pallone pericoloso. Cercalo. Che cazzo. Dai, che la prendiamo sta figa di palla. Ha vinto troppi rimpalli. Bravo Giova. Mandalo, mandalo, ciao. Con evidenti problemi del reparto arretrato, Lele hanno la peggior difesa del torneo. Ancora, difesa strano, figa. Sotto pressione, sempre noi, sottotono, portandolo ad essere la peggiore della competizione. Che cazzo sti passaggi di merda. Potrebbe dare loro quella fiducia che è sembrata mancare in certe occasioni. Sì, dai, la fiducia. Controllano molto bene il possesso del pallone. Può calciare in porta. Conclusione respinta, non è finita. E c'è il gol. Ha colpito sulla respinta del portiere, ottimo intervento. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Buono il pallone filtrante. Buona qui la lettura del difensore. Avranno a disposizione un tiro dalla bandierina. Pallone complicato qui da gestire. Non mi prende nessun giocatore. Ok. Non mi fa muovere. Palla lì che rimbalza in mezzo all'area di rigore. Serve prenderla, no? Intervento duro, fuori tempo. Oh, dovrebbe anche starci. Ma stai impazzito? L'arbitro estrae il giallo per questo intervento. Marshall, tirami una cullata devastante. La munizione ci sta tutta. Se io faccio invece una roba o tiro a giro. Così.
Ne Marshall ci prova. Non era male. Ma non so come segnare. Tac sui piedi, questo ci dribbla facilmente. Dribbla. Norma del vantaggio. È norma del vantaggio perché deve andare in porta a fare gol, guarda. Preferiscono non accelerare in attesa del momento giusto. Ancora in possesso in attesa di compagni. Bravo Spinoza, vai però, cazzo, dagliela subito. Tre ore ci metti per rialzarti. Ma dagliela. Che palle di merda, Mukoko. C'è dei piedi che sono quadrati quando si tratta di fare i passaggi. Mamma mia. Occhio alla progressione. Dai, che cazzo. Guarda il pressing. La pressing non gliela portiamo via, incredibile. Circondato da due giocatori, non gliela portiamo via. Ottimo tempismo. Dai, corri! Che cazzo, è tre ore che lo sto tenendo premuto il tasto. Ivan Rakitic. Presto c'hai i piedini, Rakitic. Occasione! L'ha messa fuori. Ma cosa ha sbagliato? Ma porca troia, cosa ha sbagliato? Letteralmente graziato il portiere qui. Grazie, Graziella, grazie al cazzo. Cioè, Mukoko. Oh. Ma spazio, bravo. Madonna, Marshall, di prepotenza. Marshall lo sento molto più mobile. No, che terra ti viene qua? I tifosi ci credono, aumentano l'intensità della sfida. A Mukoko. Vogliono spingere loro la palla in rete. La spazza via. Quindi? Rowe. Fanno girare benissimo il pallone. Uccellati in due. Pazzesco, clamoroso, agghiacciante. Niente, noi il timing non ce l'avremo mai per fare queste cose. Questi interventi. A quell'altro. Ma saliamo con sta difesa, per favore. Può servire un compagno. Intervento da cercalo. Manuale. Ok. Dai Moura, cazzo. Almeno te corri. Ciao Mukoko. Ciaone. Contrasto pulito. Aspetta il tentativo avversario. Niente, non riusciamo a fare due passaggi di fila. Uno. No, adesso lo facciamo, dai. Che palla di merda. L'ho fatta non in profondità, perché ho fatto il passaggio forte, ma nei piedi per fare i passaggi forti. Qua lo anticipavi 100 su 100. A spazio. Bravo Hummels. Senza commettere fallo. Mukoko. C'è la possibilità della ripartenza. Lucas Moura. Occhio a Rakitic. E niente, corre a duello. Nessuno ne approfitta. Bravo Rakitic. Merda. Arrivo ribattuto. Deve entra. Madonna, che sofferenza. C'era arrivato Rakitic alla fine. Vai col Sium. Che culo. Possiamo dirlo qua. Che culo. Questo è importantissimo, a 45esimo. Molto importante. E così finisce il primo tempo. Guarda lì come esultano i nostri sattoni maledetti, che dopo 10 minuti, quando siamo sotto ci fischiano sti bastardi. Siete lì a rimpinguarvi in tribuna, maledetti. Con cui si è chiusa la prima metà di gara. Sì, però notizie dagli altri campi. Non me ne frega un cazzo. Andiamo a sentire i dettagli. Gli ospiti hanno conquistato un calcio di rigore. Cazzo, c'era Mukoko. Il trasformazione non è andato a buon fine. Conclusione che ha centrato in pieno il palo. Sfortunato qui. Fagli fallo, ma steccalo. Minuto 47. Niente, non riusciamo neanche a steccarli. Pensa a te. No, questo fa danno. Aspetta. Andiamo subito a Bournemouth. Bello. Ci sono la presa, bravo. Prima rete della partita per il Bournemouth. Si sblocca dunque. Non me ne frega un cazzo. Al minuto 51. Grazie per l'aggiornamento, puntuale come sempre. C'è il tiro della Hazard. Conclusione alta di poco. Mannaggia.
Nessun dubbio, Lele, questo è un colpo. Nessun dubbio. Colpo qua, si è legato al Tottenham. Agli Spurs. Randonio. Grande. Parlo sia a livello di entusiasmo che con le no, sue prestazioni in campo. Troia. Si riprenderà con un palo laterale. Sì, abbiamo preso. Preciso, attacco che si interrompe. Dagli là. Fuori tra mura, che cazzo. Spazio lungo la fascia. Quello sai fare. Niente. Spazza via il pallone. Cross non li sa fare, l'abbiamo capito. Rakitić. Si era intuito che voleva calciare davvero a tutti i costi. Sì, sì. Un po' egoista qui. Vabbè, adesso va bene. Non avrà apprezzato. Non sono riusciti per no, dammi questo qua sotto, che cazzo. Tante le conclusioni, la maggior parte però fuori dal bersaglio. E infatti il dato sui tiri è emblematico. Troppi errori in fase di finalizzazione. Si spiega così il punteggio di parità. Con calma. Troppa calma? Troppa calma. Oh, cercalo. Novità Abraham Lane, andiamo a sentire. Seconda rete. Porca troia, Mukoko, hai rotto il cazzo, ti tolgo adesso. Punteggio. No, no, adesso ti tolgo. Al minuto 63. D'accordo, grazie. Chi se ne frega, ma basta sti risultati dagli altri campi. Pensiamo qua al nostro campo. Perfetto in questa situazione. Grande calcio, dai, che cazzo! Fate uscire la palla, fate uscire la palla, che madonna. Con un calcio spiccatamente offensivo, la ricerca costante del gol. Mi piace, eh? Sono sicuro che anche i nostri amici a casa non resteranno delusi. Grande recupero difensivo, situazione complicata. È buono, è partito dietro. È partito dietro Marshall. Molto interessante qui. Non ci credo, dai. Non puoi tirargli addosso. Non puoi tirargli addosso, dai. No, Marshall, lascialo. Mettiamo Coco, mettiamo. Mettiamo Paredes in mediana. Rakitić stava facendo anche bene. Mettiamo Tadic per Hazard, che tanto questi, poi vediamo. Dinario in questa circostanza dell'uno contro uno, aveva tutto da perdere. È ma qua Marcia. Ma no, sul portiere. Ma che cazzo! Pensavo uscisse il portiere, non è uscito. Un mezzo di farlo questo. Guarda. Sembrava fatta per il gol del vantaggio, ma ci arriva. L'abbiamo presa. Con una parata d'applausi salvando il risultato. Lucas Moura, incredibile, con un errore in uscita da parte della difesa e andiamo, che cazzo. Dormita colossale. Dormita colossale. Non si possono perdere così certi palloni. Bravi gli avversari ad approfittarne. Devo riuscire a fare il pressing doppio. Condurre in questo finale, rete pesantissima. Così. Taglia fuori sul pressing avversario. Oddio! Sale Tadic. Opportunità! E che cazzo! Ma che pippone! Ma io pensavo. Ma no, Marshall, ma che cazzo si stai a magna? Cioè, gliel'ho passata lì, Tentativo di chiusura. Manca sempre. Ma non ci voglio credere. Con i padroni di casa che stanno ottenendo risultati importanti. C'è bisogno. Non ci voglio credere. Gol. Oh! Cosa fa? Ma è impazzito! Ma chi gli ha detto di passare al portiere? Sono matti. Ma no, Ciccio, io ho schiacciato 3 ore. Cazzo di pulsante, maledetti, pezzi di merda. Facciamo un altro cambio. Come sei stanco? Facciamo il boa. E anche quadrato qua va. Pazzesco. È il cronometro che avanza. Madonna. Via, Juan. Calcio d'angolo. Tagliamo. Provano a inaridire le fonti di gioco avversarie. Merda. Ad ancora un'occasione per rimettere a posto le cose. Devono non corrono. Boateng appena entrato non correva. Appena entrato Boateng non correva. Ok. Non potete venirmi. Partita che torna. Ma cosa stanno facendo? Stiamo assistendo a un match. Fanno cose a caso da soli. Ah, questo che lancio che fa. Dai. No, ma non potete venirmi a dire che non è scritto che non, quando devi perdere non perdi, cioè così.
molte opzioni a disposizione. Si riversa in avanti a caccia del gol. Adesso dobbiamo fare gol noi. Attenzione, pericolo. Per vincerla in extremis all'87esimo, capito? Capito? Capito, è così che funziona il gioco qua. Let's go, andiamo, vaffanculo. Tutti dietro adesso, solo to cazzo. Stiamo assistendo a un match davvero emozionante sul risultato di 3-2. Di fischiare il fallo, arbitro. Questo figa di fallo. Ma questo di tacco. No, vabbè. No, vabbè. Cerca la soluzione personale. Conclusione ribattuta. Con calma adesso. Portare in giro. Due minuti. Spara l'alta. Fischia perché mi incazzo. Ecco il triplice fischio. Vittoria. E andiamo in extremis. Vaffanculo. Pezzi di stronzi. Si soffre. Che interviste, vaffanculo, va. Va bene però, dai, 3 vittorie e 1 sconfitta ci può stare per il nostro cammino. Andiamo avanti con il mercato, chiudiamo il mercato, poi ci salutiamo. Avanza di un'ora, avanza di un'ora. Avanza di un'ora. Come ultime voci, Mucco col Fenerbahce, ma ci devono offrire Sudgren. Che è questo? Sudgren, hai rotto il cazzo, vai. Qua invece abbiamo 32 milioni e 8. Non posso, dai. Non posso, più che altro perché... Cioè, il momento in cui vogliamo... Cioè... Il momento in cui lo vendiamo per far soldi è perché vogliamo comprarci qualcuno tipo, non lo so... Holland... O Mbappé. Non dico Messi perché Messi si sarà anche ritirato, credo. Perciò non possiamo farlo adesso che siamo ancora in Championship. Una volta che saliamo magari in Premier, e allora certi giocatori con un overall alto vogliono venire da noi, insomma. Oh, ma Sudgren, hai rotto il cazzo, continui a far saltare tutte le cazzo di offerte. Prestito con diritto di riscatto? Trattiamo. Valore 9,50, ricordiamoci. Un milioncino riusciamo a portarlo via, dai. Con diritto di riscatto. Però non ho obbligo, cazzo. Un anno va bene. Non hai capito. Non hai capito. Noi il 20. E 50 e 50. Non hai capito. Noi il 30. 35. Ah, ma come irragionevoli, ma vai. No, ho sbagliato. Tutti dei qua, 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 sì. Noi qua non abbiamo più niente, osservatori. Relazione osservatori, c'è qualcuno? Ok. E nel lab avevamo qualcuno? Scotti, tuotti, ma da un po'. E questo toglilo. Ma anche questo volendo, via. Posto. Va bene, andiamo avanti. Vediamo se riusciamo a vendere qualche scarto che abbiamo in tribuna. Attenzione, Berardi, 52 milioni. Questa è una bestemmia clamorosa. All'Aston Villa per 52 milioni e 8. Berardi, come minimo dovremmo vendere Mukoko a 200 milioni. Cioè, io ho detto tutto. Io ho detto tutto. Prestito con... Posso delegare? Deleghiamo. Tipo d'accordo, prestito con diritto di scatto, prestito un anno. No, aspetta. Facciamo noi, va. Facciamo prima. Prestito con diritto, ok. Un anno, ok. Stipe ancora. No, noi il 20. 30. 5. Che palle, va bene. 2 milioni e 3. Merda, quanto vale lui? Tre milioni e otto. Tre milioni. Dai, perfetto. Meno Villalba, ce lo togliamo dalle balle.
E tra l'altro noi a livello di budget quanto abbiamo? Giusto per. Budget attuale 14 milioni settimanali, ne abbiamo tanti. Però, vabbè. Avanziamo ancora di un'ora. E Spino, ma com'è Spinoza? Ma Bruce, ma Bruce. Vale, no, vale 6 milioni, ma assolutamente no. Il nostro portiere titolare. Ti pare? Lo vendiamo così. Ultima ora, via. A posto, signori, il mercato è fatto. Ma abbiamo già accettato. Lo rifiuto. Ah, minchia, 1 miliardo ho speso tutti. Come si è ritirato lo Osasuna? Che coglioni sti giocatori, però, che continuano a rifiutare. Niente, quindi dovevamo accettare o almeno trattare col Fulham, però sti cazzi. Allora andiamo avanti. Aggiornamento mensile dell'osservatore. Ah, quello della primavera, potenziale 51-69. Allora, questi due continua. Questi assolutamente. Rifiuta, rifiuta. 74-90, questo rifiuta. Sì, non so onestamente se questi giovani ne vale la pena, però. Avevamo investito sui osservatori del vivaio. Non mi ricordo. Se sono sotto all'80, cioè sotto al 90, non li guardo più come potenziale massimo. E poi dopo, ovvio, ce ne sono alcuni che hanno il potenziale a 90, ma non arriveranno mai a 60. Per dire, però. Dettagli, dettagli. Magari riusciamo a trovare un nuovo baby fenomeno. Così a random. Nazionale del Galles, ma guarda, rifiuto l'offerta e vado avanti. La nazionale ci potrebbe stare però più avanti. Voglio prima raggiungere traguardi importanti con il nostro Sutton. Possibilmente tutto ciò per arrivare alla prossima partita contro il Cardiff. Ma signori, noi ci salutiamo qui. Come sempre io vi ringrazio, vi invito a lasciare un like, un commento e ci vediamo con il prossimo video con i nostri sottoni. Mi raccomando, continuate a fare il tifo. Alla prossima, ciao.